La SF, Omega d'Alfa, Nelson Brienne, Omsk dei Greppi in seconda, Marco Egal e la macchina che va ormai per lanciare i concorrenti e davanti va Nicola SF, incalzata da Nelson Brienne, parte svelto Omsk dei Greppi, si sistema in terza posizione, Nelson Brienne in vantaggio su Nicola, Omsk, Omega all'esterno, poi alla corda Geresto Dei, terza ruota per Libertador, poi Marco Erral, O'Neill, Griffin coda al gruppo. C'è un 14 scarso per i primi 200 metri, adesso il quarto iniziale per Nelson Bri in 29.7. Quelli che stanno affrontando la prima curva, quasi completata, con Nelson Bri in vantaggio, si affaccia a ridosso del battistrada Nicola SF, la rottura invece di Homs de Greppi, in corda Geresto Dei, poi O'Neill Griff, largo Omega d'Alfa. Numero 8, Homs de Greppi, squalificato. SF sopravanza Nelson Bri e passa a condurre a metà gara, coprendo gli 800 iniziali in uno appena abbondante, al largo Libertador, in corda Nelson Bri su Geresto, largo Omega d'Alfa, poi O'Neill Griff, il passaggio al primo chilometro sul piede dell'1:16 e mezzo. Adesso ha mosso Geresto Dei, va a rilevare la scia di Libertador, terza per Omega d'Alfa, si sbriga dallo steccato anche O'Neill Griff, 400 alla conclusione, Nicola al comando su Nelson Bri al largo Libertador, in terza Geresto, in quarta Omega, poi al largo scatta anche O'Neill Griff. Nicola in vantaggio, Geresto che prova l'aggancio, di dentro Nelson Bri, Geresto su Nicola, poi anche O'Neill Griff, di dentro Nelson Brienne, battute conclusive sul palo, O'Neill, Nelson Bri, Nicola, Geresto, Marco. Ma chi l'ha giocato ha sofferto fin sul palo. L'ha fatta sudare, ma alla fine ce l'ha fatta, O'Neill Griff a vincere. Eccole le immagini finali, Nicola si volta Rodolfo a controllare a destra la sua situazione, poi la situazione a sinistra lo infila Nelson Bri e poi interviene nel finale O'Neill Griff e proprio in zona traguardo la spunta di un'incollatura su Nelson Bri N, terzo posto per Nicola, quarto per Geresto. O'Neill Griff, Filippo Monti, Eric Bondo, i colori della scuderia Wave, 2.41, la quota al totalizzatore, la media intorno all'1.15 e mezzo.